Buonasera da Fabio Caressa. Avete programmi per stasera? Pensavate di andare a vedere quel film ungherese con sottotitoli in slovacco al cinema? O forse di passare la notte a guardare le stelle mano nella mano con la vostra dolce metà? E invece, questa sera le stelle che non potete perdere sono quelle in campo. Seguiteci per i prossimi avvincenti 90 minuti e qualcosa di più. Questo impianto sportivo è la cornice ideale per ospitare incontri di questa importanza. Secondo le ultime indiscrezioni, l'allenatore ha scelto il 4-3-3. Il centrocampo compatto mantiene la squadra corta, ma assicura anche una certa capacità di rilanciare il gioco. I due uomini ai lati del centrocampista centrale dovranno essere bravi a inserirsi nelle sponde della punta o nello spazio creato dal taglio degli attaccanti esterni. In questo modo la difesa avversaria avrà meno punti di riferimento. E dunque, calcio d'inizio. Lungo passaggio in avanti. Si fa trovare al posto giusto e allontana. Prova ad andare via con eleganza. Buonaventura. L'appoggia sulla fascia. Ottima la pressione difensiva. Qui cercherà il tiro. E c'è il gol della Fiorentina. Prima rete per la Fiorentina. È chiaro che il portiere non l'ha vista partire. Direi che la difesa gli ha ostruito la visuale. La palla si è infilata nel banco aperto dei difensori. Davvero una grande partenza, un ottimo inizio. Provano a ripartire da dietro. Cambia gioco. Riceve dall'altra parte del campo. Cristiano Biraghi. Palla in avanti, verso il compagno. Opta per il lancio lungo. E ora deve concludere. Buonaventura aveva pescato magnificamente il compagno. Bella azione sulla corsia di sinistra. Palla al centro. Sbroglia la situazione. Rimessa in gioco dunque. Cross deviato dal difensore, sarà calcio d'angolo. Lotta, ma perde l'equilibrio. Sembrava un buon... Il direttore di gara interrompe l'azione, si ripartirà con un calcio da fermo. Ricordiamo che la partita si è sbloccata già nei minuti iniziali. Il punteggio è quello di 1-0. C'è la palla lunga in avanti. Si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Sbroglia la situazione. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo.
era un tentativo apprezzabile, non ha trovato l'uomo però. L'intenzione era molto buona, l'esecuzione un po' meno. Cerca di pescare il compagno col filtrante. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Cerca lo spunto. La gioca sulla destra. Può metterla in mezzo. Non gli ha proprio dato il tempo di ragionare. Chance per Terracciano, si supera. Che salvataggio da parte del portiere. Qui bisogna lodare l'estremo difensore, non si è fatto superare. Sceglie di battere corto. Cross verso il centro dell'area. Allontana il pericolo. Numero. Da lì può crossare. Bel gesto tecnico. Cross sul secondo. Salta e colpisce di testa. Beffa l'estremo difensore. Un cross perfetto, non poteva sbagliare, c'era scritto basta spingere. Ottimo questo colpo di testa, preciso ed efficace. La traiettoria che ha dato il pallone era perfetta, il portiere non ha potuto fare niente. Perfetta parità dunque. Beh, direi che questa partita vale tutto il prezzo del biglietto. Mandragora. Milenkovic. Pallone lungo in verticale. Tentativo di allungare il gioco. Si libera la grande. Continua ad andare, palla a piede. Da lì può segnare. Può andare in rete. È un grande riflesso qui. Ai, stanno correndo rischi davvero inutili. Ecco il traversone. Manca il cross per un soffio. L'arbitro rischia alla fine del primo tempo. Tutto proprio peccato. Abbiamo assistito a un bello spettacolo. Le squadre vanno a riposo sul punteggio di 1-1, uno scontro ancora aperto, speriamo ci regali altre emozioni. Fischio dell'arbitro, si parte con il secondo tempo. Vediamo se c'è qualche sostituzione. No, Luca, seconda parte con gli stessi protagonisti della prima per il momento. Palla lunga a cercare il reparto offensivo. Tentativo di passaggio lungo, poco preciso. Buon recupero, anche se questo non è il suo ruolo. La generosità che ha mostrato anche in questa occasione dimostra che è un attaccante davvero completo. Cerca il numero e trova bene il compagno. Conclusione!
sulla destra. Tocco morbido. La butta via e fa respirare la difesa. Buonaventura. Lontano il pallone. Fallo, calcio di punizione. Finisce sul referto dell'arbitro con una ammonizione. Prosegue nella sua corsa. Scodella in avanti. Guami. Riceve il passaggio. Prova a scavalcare avversari con una palla lunga. C'è la palla lunga in avanti. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Prova a giocarla in profondità. C'è il cross. L'arbitro ha ravvisato un'irregolarità. E qui forse meritava un giallo. Il richiamo per adesso è solamente verbale. È già stato ammonito, ma continua a giocare nello stesso modo. Non mi sembra la cosa più furba da fare. L'estremo difensore la calcia lunga. A sinistra con il passaggio. Intercetta e sbroglia una situazione che si faceva molto pericolosa. Nuove energie dalla panchina, vedremo cosa cambierà tatticamente nel loro scacchiere. Sostituzione comprensibile. Sembrava molto stanco, meglio far entrare un giocatore fresco. L'arbitro non ha dubbi, calcio di punizione. Brutto l'intervento, adesso inevitabile, arriva anche la sanzione. Cartellino giallo per lui. La Fiorentina. Adesso due giocatori ammoniti in questa gara. Grande intensità anche in questi minuti. Non è detto che finirà così. Buonaventura, di forza. Stanno provando a cambiare il risultato fino all'ultimo. Uno sforzo encomiabile. Cerca l'uomo là davanti. Cerca di lanciare il compagno. La difesa non si fa cogliere impreparata e toglie la palla dalla zona rossa. Ora mi chiedo se finirà così o se qualcuno avrà ancora energie per provare a segnare in estremis. Alza la palla in profondità verso il compagno. Ora mi chiedo se finirà così o se qualcuno avrà ancora energie per provare a segnare in estremis. Un passaggio deleterio. Può concludere. Un'ottima opportunità che poteva anche portare a gol. La conclusione è uscita. Peccato, almeno avrebbe potuto impegnare il portiere. C'è il boato del pubblico, si chiude la sfida, triplice fischio dell'arbitro. Nessuno è riuscito a trovare la vittoria, il pareggio però ci sta. Certamente abbiamo visto due buone squadre molto ben organizzate. Eccoci qua, Luca, allora qual è la tua opinione?